Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata degli autori si raccontano. Il premio si farà a luglio, il bando è sulla nostra pagina Poeti Solo Poeti Poeti, andatelo a vedere, chiedetevi, manderemo il bando, scaderà il 30 di marzo. Vi chiediamo gentilmente di mettere mi piace anche alla pagina Poeti Solo Poeti Poeti. Stasera parleremo di un argomento brutto e praticamente dei pedofili. Alcuni si chiedono, i pedofili rientrano nella categoria dei disturbi sessuali? Oggigiorno sono sempre più numerose le vittime minorenne di adescamenti e violenze. Non solo abusi fisici, ma anche divulgazione di materiale pornografico. E adolescenti che tramite internet e tramite i social sono adescati. Mamma mia, questi sono i veri e propri covi della pedofilia. Il termine de pedofilia deriva dal greco pidos, bambino, filia, amicizia, e sta a significare letteralmente l'amore per i bambini. Ma questo amore è un amore malato, è un amore a sfondo sessuale. La pedofilia è una perversione sessuale caratterizzata da attrazione erotica verso i bambini, purtroppo però questi non sono solo fantasie, ma ci sono casi veri. E l'autrice che andremo a presentare stasera si chiama Raffaele Angieri di Mantova, la storia da raccontare che ha ed ha scritto nel suo libro è veramente cruda e raccapricciante, orribile e direi spaventosa. Buonasera Raffaella! Buonasera, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. È un piacere. Grazie, un piacere. Grazie per l'invito, grazie veramente. Grazie a lei. Mi sentite bene? Sì. Perfettamente, grazie a lei per aver accettato. E come dicevo prima, è un argomento abbastanza scomodo quello che affronteremo stasera. Ecco, mi posiziono un po' più al centro, ma non so se ci sono riuscita. E parleremo del libro che ha inviato l'anno scorso al nostro premio letterario. Ha modo di far vedere la copertina, che così almeno, oppure la nostra regia, che ci mettiamo subito, eccolo, anche la copertina, comunque questa immagine, una bambina da salvare, edito da Il Rio, sempre una casa mantovana, come dicevamo prima, una buonissima casa editrice, e salutiamo il dottor Giulio Gelondi e la dottoressa Giada Scandola. Allora, qua c'è veramente un bel fiore, che quello sarebbe da non toccare, però vorrei andare un pochino all'interno del suo libro, perché le cose che ha scritto fanno venire i brividi. Allora, partiamo un po' a monte, se vogliamo raccontare, da dove vogliamo partire con questa storia? Da lei che abitava in Belgio, che quindi ha conosciuto questa famiglia, o saltiamo quella parte e arriviamo alla parte un pochino... Mi dica lei. Ah, ecco, io cerco di sintetizzare perché forse è la cosa più saggia da fare per dire poi, per avere poi il tempo di dire le cose più importanti e fondamentali che riguardano questo problema. Sì, sono nata all'estero, vicino a casa mia abitava una bambina che viveva solo con la nonna perché la mamma era una prostituta ad Altoburgo, la nonna era un'alcolizzata e dimenticava spesso questa bambina fuori casa, si chiamava Lucia. Ad occuparsene era mia mamma, nonostante i 4 figli che già aveva, la teneva lì a dormire, a mangiare. Nel 69 noi siamo rientrati in Italia, come la maggior parte degli italiani avevano all'epoca, e di lei non ho più avuto notizie, non sono più riuscita a ritrovarla, nonostante io sia andata di nuovo in Belgio prima di sposarmi, dopo anche con le mie figlie. Poi un giorno, durante il Festival Letteratura Mantova, sapete benissimo, il Festival Letteratura Mantova diventa, la città, diventa un formicaio. Davanti alla stazione ho visto una bambina che era la fotocopia della mia vicina di casa e amica con la quale sono cresciuta, che si chiamava Lisette. Ho visto una bambina che era la sua fotocopia. Pensavo di aver preso un abbaglio e invece poi, casualmente, ho ritrovato questa bambina con la mamma che era proprio Lisette.
quella bambina che era cresciuta con me e che mia mamma aveva accudito. Ci siamo riviste, frequentate velocemente nel giro di pochi giorni e poi io mi sono accorta che Lisette faceva prostituire questa bambina che aveva 10 anni appena compiuti, che fisicamente era una bambina in tutti i sensi. Lisette aveva altri 2 figli che aveva avuto da altri uomini, in poche parole aveva avuto 3 figli, una figlia femmina, un maschio e la piccolina che io ho visto davanti alla stazione, e 3 uomini diversi. Quando la bambina mi ha chiesto aiuto, io le ho dato una mano ad uscire da questo giro. Non è stato semplice, siamo rimasti in famiglia un po' tutti coinvolti, ma ce l'abbiamo fatta. Il papà di questa bambina era all'oscuro di tutto e è venuto a riprendersela. Dopo tante peripezie, coinvolgimenti vari, siamo riusciti a riconsegnare la bambina al papà ed assicurare alla giustizia il fratello maggiore della bambina, che era quello che organizzava tutto, un giro di pedofilia incredibile. La mamma e la sorella d'accordo, e quelle invece sono riuscite a farla franca, si sono eclissate, non sono state arrestate. E poi dopo tempo io avevo una figlia che lavorava in Italia, poi si è trasferita all'estero, durante un colloquio di lavoro e fra l'altro ad un certo livello, mia figlia si è ritrovata di fronte il fratello maggiore di questa bambina che aveva ideato questo traffico di pedopornografia, e lì ha capito che lui voleva vendicarsi. Lei si è spostata, visto che lo faceva anche per lavoro, si è spostata immediatamente per evitare guai. Tutto è finito bene, non per merito della giustizia, ma perché il destino ha voluto che queste persone, ossia la mamma di questa bambina, la sorella maggiore, il fratello maggiore di questa bambina, hanno avuto un incidente in cui hanno perso la vita tutti e 3. La bambina era già con il padre, però sono quelle cose che fanno un attimino riflettere, anche perché il ragazzo era stato arrestato in Italia, dall'Italia era stato estradato in Germania era stata pagata un'ingente cauzione, lui era uscito, avevo fatto perdere le sue tracce. Ecco, ci meravigliamo a volte dell'Italia, ma queste cose accadono ovunque. Ci sono questi giri che hanno coperture particolari, incredibile, sembra impossibile, ma così è. Quando si parla di pedofilia si tende sempre a minimizzare, purtroppo è un fenomeno che si nasconde tra le pieghe della nostra società. Io devo dire che dopo questo episodio mi sono anche un attimino interessato, ho fatto delle ricerche e sono venuta a sapere, a scoprire, l'ho scoperto proprio che per esempio l'Italia è uno dei paesi in cui ci sono tantissime persone che si affidano a tour operator, che è la prima in Europa, per viaggi pedopornografici, ossia per poter andare in qualche stato ed abusare di bambini. Questa è una cosa di cui io non ero a conoscenza e mi ha lasciato veramente indignata, sorpresa, non me lo sarei aspettata. Quando si parla di pedofilia, generalmente si dice che è una patologia medica. Forse, è vero, non è curabile comunque. Si parla di castrazione chimica, ma la castrazione chimica non è assolutamente quella che fa smettere ad un pedofilo di desiderare un bambino. Uno nasce pedofilo e muore pedofilo. Lo è in tutto il suo essere, dai suoi organi genitali, alla testa, alle mani. E questo lo dice il fatto, lo dicono le ricerche scientifiche, che le cose stanno così. Va distinto il pedofilo dal pederasta. Il pedofilo, e questo lo dico con certezza perché mi è stato spiegato da alcuni medici, alcuni
psichiatri, psicologi che si interessano di questi problemi. Il pedofilo desidera i bambini che vanno da, a volte anche da pochi mesi di età fino ai 5-6 anni. Il pederasta invece preferisce quelli che arrivano dai 6-7 anni all'età pre-sviluppo, poi non li desidera più. Ecco, le coperture che ci sono, io voglio soprattutto parlare di questo, sono incredibili. Talvolta anche nelle famiglie dove i bambini vengono abusati, nessuno parla. Un noto avvocato che si interessava di questi fenomeni, di queste denunce, perché dietro tutto questo c'è qualcosa di cui si tace, anche se vengono fatte le denunce, non vengono mai portate alla cronaca. Mi diceva che le donne, in genere le madri in famiglia, denunciano questi crimini solo quando sanno di essere state scoperte da qualcuno che ha capito che loro conoscono e sanno che avvengono queste cose. Allora si sentono costrette a farlo, altrimenti tacciono. Vuoi un po' perché a volte c'è il marito che porta a casa lo stipendio oppure hanno paura di essere lasciati? Per tanti loro motivi, che adesso non stiamo qua, sarebbero infiniti da discutere. Oltre a questo, va detto una cosa. Quelle madri, per esempio, che dicono io non mi sono mai accorta di nulla. Mio bambino è stato violentato, il mio bambino all'età di 4-5 anni. La cosa è talmente semplice. A quell'età, chi si occupa dell'igiene intima di un bambino? In genere è la mamma. Come può non accorgersi di niente? Io vi chiedo scusa se sono pratica, perché sono cose che ho sentito tante volte, quindi le ripeto a volte con una certa, non dico facilità perché mi fanno sempre un certo effetto, però sono cose che vanno dette perché bisogna essere pratici. Ecco, poi sotto l'aspetto psicologico c'è anche un'altra cosa. I bambini violentati i segnali li lanciano, sempre, perché un bambino violentato, abusato, ha bisogno di lanciare questi segnali. È costretto, il suo comportamento lo denuncia in modo plateale, a volte una certa aggressività, un cambiamento di umore ingiustificato, un calo nell'apprendimento, sia che frequenti le materie, che le scuole primarie. È sempre un avvertimento. Io penso, e non solo io, che la frenesia della vita a volte ci faccia sorvolare su questi segnali e bisognerebbe fare attenzione. Soprattutto in questo momento, in questo periodo, in cui i nostri figli, non parlo dei miei perché io ho delle figlie che hanno più di 40 anni, i bambini sono dei nativi digitali e questa escalation dell'uso del web ha favorito in un certo modo certe violenze. Io non dico fisiche, però sappiamo benissimo a che cosa mi riferisco, la richiesta di fotografie, eccetera. Poi quando diventano ragazzini anche la richiesta di incontri di nascosto dai genitori. E bisognerebbe che da parte proprio della mamma e del papà ci fosse un controllo un po' più attento. E più che controllo, dal mio punto di vista, bisognerebbe, e lo dico per esperienza personale, bisognerebbe parlarne apertamente. Come a un bambino si spiega, guarda che quando ti nasce il fratellino non lo porta la cicogna, ma c'è la mamma in grembo, esce qua, perché è stato creato così, si può benissimo affrontare questo problema con i propri figli in maniera seria. Adesso ognuno conosce il proprio bambino, sa di che cosa può parlare e quali sono i limiti entro i quali ci si deve attenere, oppure i bambini non sono tutti uguali.
ma sono spone, recepiscono tutti i bambini. Perciò se li si mette davanti ad un pericolo, come facciamo con la droga, come facciamo con un pericolo stradale, secondo me sarebbe saggio, molto molto saggio. E lo dico perché? Perché anch'io da bambina, quando abitavo in Belgio, avevamo un vicino di casa che era un pedofilo, che aveva scontato degli anni di prigione proprio perché aveva abusato di bambini. E mi ricordo che mia mamma, ed ero piccola, mi ha detto tante volte, non sapevo cos'altro fare. Mi ha preso, ha seduto su una sedia, io ricordo benissimo, eravamo vicini alla stufa, mi ha detto, senti, abbiamo un vicino che ai bambini fa questo, questo e questo. Dobbiamo fare attenzione perché hai anche dei fratellini più piccoli. Allora le confidenze che i genitori avevano con i figli non sono quelle di adesso. Io non ho mai visto mia mamma in costume da bagno, per esempio, tanto per dire. Però è stata talmente diretta, talmente schietta mia mamma, mi ha risvegliato qualcosa. Non mi ha spaventato, però mi ha messo allerta. E aveva ragione, perché poi questa persona ci aveva provato con me, con dei bambini che erano vicini di casa. Ecco. È stato un avvertimento che a me è servito, mi è servito per mettermi in guardia. Ecco, perciò i genitori dovrebbero fare, adesso le cose vanno fatte in un altro modo, però dovrebbero essere fatte. Poi, secondo me, la legge dovrebbe essere un attimino più attenta, ossia dovrebbe, come posso dire, avere leggi più sicure e più severe, non perdonare tutto, vabbè, lasciamo perdere, perché qui ci addentriamo in una cosa di cui non finiremo più di parlare. La stampa, anche questa, potrebbe veramente informare e, non dico istruire, perché forse non è neanche il termine adatto, però la stampa ha un ruolo molto importante in queste cose. Va detto che la stampa, dal mio punto di vista, con tanta facilità riesce a convogliare tutti gli innocentisti oppure i colpevolisti. E poi se si accusa una persona di un crimine del genere, che poi effettivamente è innocente, perché a volte capita questo, la stampa per scusarsi usa soltanto un trafiletto. Non so se la signora si è frizzata, se ha problemi di linea. Inviterei Clara Russo, se fosse così, e non ho perso io la linea, a recitare il primo brano tratto dal libro. Va bene. Buonasera Clara. Buonasera. Mia mamma era una donna sotto certi aspetti anche un po' dura. A noi figli non aveva mai raccontato una favola. Era sempre stata molto schietta e diretta e senza tanti giri di parole mi aveva spiegato che Lisette viveva con la nonna perché la madre si guadagnava la vita a Bruxelles andando con qualsiasi uomo e aveva un compagno che non voleva figli. Un pomeriggio, mentre con altri bambini ci eravamo radunati a giocare davanti a casa di Lisette, arrivò sua mamma a trovarla a bordo di una lussuosa automobile. Era una donna bellissima e vestita elegantemente. Quando lei la vide, le corse incontro per abbracciarla, stringendole i fianchi. La donna la respinse infastidita. «Sta ferma, che mi sporchi! Hai le mani luride! Ma guarda che schifo!» Mentre si chinava per pulirsi la gonna con le mani, Lisette le soltò al collo e questo le fece letteralmente perdere la calma. «Lasciami stare! Puzzi come una bestia! Ma la donna non ti lava? Ora ci penso io!» Notai la grande delusione negli occhi della mia amica. Piangeva e non voleva farlo vedere. Nell'aria aleggiava il profumo intenso di sua madre, che come una furia si diresse verso casa, mentre noi bambini ci rimettevamo a giocare silenziosamente. Si udì la porta sbattere violentemente e poi le sue grida contro la nonna. «Ti sei bevuto anche i soldi delle saponette? Ti rendi conto di come è ridotta mia figlia? Con tutto il denaro che ti do, potresti almeno cercare di tenerla pulita. Un cane randagio non puzza quanto lei!»
Poi si udì un gran fracasso che pareva provocato da stoviglie rotte e la nonna che implorava: «Basta, ti prego, mi fai male, smettila, per favore!» Seguì un silenzio che durò diversi minuti, mentre noi bambini in strada fissavamo ammutoliti la porta. Incalzò nuovamente la nonna: «Alzati, ti ho detto di alzarti, altrimenti...» Poco dopo si affacciò sull'uscio e ordinò brutalmente alla figlia di entrare. Lei, tremante, si diresse verso la sua abitazione e noi, compagni di gioco, ce la svignammo di corsa. Grazie Clara. Sono ancora qui, mi sentite? Ecco, sì, perfetto. È rientrata. Abbiamo fatto la lettura tratta dal suo libro nel frattempo. Sì. Stavo finendo di dire queste cose che poi le sappiamo tutti. E che cosa posso dire? Io ho sentito cose inimmaginabili. Il mio libro sembrava, prima di pubblicarlo, mi sembrava di esagerare, che qualcuno forse avrebbe detto: ma cosa sei inventata? Ho sentito cose molto, molto peggiori. E perciò mi sono resa conto che valeva la pena farlo. Ecco, valeva veramente la pena farlo. E vi vorrei collegare, Raffaella, a un discorso che ha detto lei prima, che le mamme spesso e volentieri dicono di non accorgersi che i loro figli sono o sono stati abusati. Lei mi ha fatto una confidenza invece, quindi che quando è andata a fare le presentazioni del suo libro, già dallo sguardo, dal modo con cui guardavano, lei riusciva a riconoscere le persone che erano state abusate. Quindi le cose non tornano, perché non è che lei ha un animo sensibile e riesce a percepirlo. Le stesse poi si avvicinavano e le facevano le confidenze, perché lei avevano trovato la persona giusta a cui magari dirlo, per salvarsi forse da una condizione o per raccontare solamente la loro storia. Quando queste persone le hanno fatte queste confidenze, lei cosa diceva per rincuorarle? Perché poi probabilmente queste saranno state già più grandi, e con al passato un ricordo orribile comunque. Allora, prima di tutto, io le ho sempre ascoltate attentamente, senza dare dei giudizi particolari né sulla mamma, che nella maggior parte delle volte era la mamma a stare zitta, pur accorgendosi di quello che stava succedendo. Ho sempre ascoltato molto, e a queste persone la prima cosa che ho chiesto, soprattutto agli uomini, ho trovato più uomini violentati che donne. Sembrerebbe impossibile. Ho chiesto: mi ha mai parlato con sua moglie? Il 50% mi ha detto di sì, il 50% di no. L'ho trovato strano, perché secondo me si sentivano ancora in colpa. Io dicevo: se lei forse l'avesse detto ormai, sono passati tanti anni, sa com'è dopo che sono uscito di casa. E aprire una ferita comunque, ecco, perché questo, dirla a lei è dirla a uno sconosciuto, che uno si confide, apre il suo cuore e poi ritorna a casa. Dirla a una persona di casa, spesso e volentieri c'è ancora il timore, la paura di non essere capiti, di non essere accettati, che se ne possa riparlare. Cioè, mentre con lei sono loro che sono venuti a sfogarsi, magari in famiglia, che le domande, le interrogazioni fanno anche paura essere portati al centro di questa attenzione e voler rinnovamente dimenticarsi, no? Magari di quello che significa, perché esatto, che perché poi i familiari continuano a chiedere, vogliono sapere, almeno così mi ha detto, mi diceva un signore: se io l'avessi detto a mia moglie ancora oggi mi starebbe chiedendo: ma perché non hai fatto questo, perché non l'hai detto alla zia, perché non è... Per esempio, ecco, c'è stata una cosa che mi è rimasta veramente impressa. Io adesso non faccio nomi, perché non, e neanche non cito luoghi, perché mi sembra giusto. No. Questo signore
sta anche guardando. Ero andata a fare in un negozio d'abbigliamento, quando sono uscita un signore mi ha fermato e mi ha detto: ma è lei? Lei è quella signora che ha presentato il libro, Lassi? E questo signore, piuttosto arrabbiato, mi diceva: oh, ma non ci vuole mica tanto presentare un libro del genere, lei dovrebbe dire, come mi aveva detto il papà della bambina che è stata violentata, su cui ho scritto il libro, lei dovrebbe spiegare bene cosa fanno i bambini, che cosa subiscono, siamo tutti capaci di affrontare questo problema così. Era veramente indignato e questo signore mi spiegava che quando era bambino il papà abusava sia di lui che della sorellina. E mi diceva: mia sorella era un po' più grande. Guardi, adesso sto dicendo una cosa e non so nemmeno se pubblicamente si può dire. Preferiva me perché avevo misure più strette. Guardi. E costringeva la mamma a rimanere ai fornelli di schiena mentre lui violentava i suoi due figli sul tavolo della cucina. Quando la mamma non ne poteva più, si metteva a piangere ed usciva, andava a prenderla per i capelli e voleva che rimanesse lì a cucinare intanto che lui violentava i bambini. Io dico, anche questa donna, io non so per quale motivo non si sia mai ribellata. Non, è difficile, giudicare è sempre semplice, però bisognerebbe forse conoscere quale mentalità aveva questa donna, qual era la loro... Secondo me scatta la vergogna, scatta un senso di colpa, di essere impotente, non riuscire a fare niente, e probabilmente sarà stata picchiata, minacciata, perché non penso proprio, voglio dire, credo che quando un uomo possa abusare dei suoi figli, secondo me, perché pensano che non siano suoi, perché è impossibile un padre che possa in qualche maniera essere così atroce, perché poi non è solo l'atto in sé per sé e che in quel momento è quello che l'uomo si porta durante la vita, il fardello, quindi non è semplice per nessuno, mamma mia. Forse una volta sì, questo è stato era messo, perché se noi pensiamo anche a Pasolini, pensiamo anche a Montanelli, no? Voglio dire, erano piccole le persone, piccole, vabbè, non piccolissime, però 12, 13, 14 anni, e all'epoca era ammesso, perché loro dicevano: ma il loro paese, questi hanno già dei figli, si sposano, cioè una mentalità veramente che è stata dura da sfatare e da emergere. Da fare emergere. Poi, per esempio, io parlo di un'altra signora che mi ha raccontato: la prima volta che mio padre ha abusato di me avrò avuto 4 anni, 4 anni e mezzo. Mi teneva in braccio, ha cominciato con le mani, me lo ricordo benissimo. Ecco, anche queste cose, e lo sapeva mia mamma, lo sapeva mia nonna, lo sapeva mia zia, nessuno mi ha fatto niente. Sembra impossibile, perché quando ti raccontano queste cose uno dice: ma no, se le inventano. Erano persone che c'era il marito, per esempio quella donna che mi ha raccontato questo episodio si è sempre confidata con il marito l'ha sempre saputo, e è stato il marito che l'ha convinta a farsi aiutare, è andata da uno psicologo, ha superato bene. A me è capitato, è proprio, ed è stata quella persona che durante la presentazione di un libro qualcuno diceva: ma uno quando è stato violentato poi violenta a sua volta, e lei ha reagito, ha detto: non è vero, a me è capitato, non permetterei mai a mio marito, qui c'è mio marito, non permetterei mai a mio marito di fare a mia figlia quello che è stato fatto a me. Ecco, anche lì ci sono diversi modi di reagire, di è un mondo talmente vasto. Molto delicato, lei ci sta facendo una lezione di vita, e sono questi momenti che magari in qualche maniera arriviamo nelle case di tutti e cerchiamo di dire a queste persone: denunciate, non state zitte, confessatevi con qualcuno che vi possa aiutare, perché poi alla fine si sentono
chiusi dentro qualcosa che li soffoca, che non riescono a uscirne. È un problema enorme. Spesso volentieri pensano che hanno provocato queste persone, che magari è la punizione che si meritano per aver provocato queste persone. Io la invito a leggere, che ha voglia di leggere, il secondo racconto, perché come dico io il tempo morde, poi soprattutto quando parliamo di questi argomenti se ne vorrebbe sapere sempre di più. Vuole leggere? Voglio leggere una cosa di questo libro e poi le parlerò del secondo. Jorin si mette a tavola e con appetito divora una ricca colazione. Dopo averla terminata, il suo colorito si è ravvivato e dice di sentirsi molto meglio. Prende il suo antibiotico e poi mi permetto di accompagnarla in bagno, dove lei si lascia dare una mano per lavarsi, rinfrescarsi e fare i bagni consigliati dalla dottoressa. Mi comporto come una qualunque mamma. E allora che in me si scatena un senso di rabbia e collera che non avrei mai immaginato di poter provare. E penso una cosa sola, maledetti. Dopo essersi pettinata, Jorin, guardandomi, mi dice piano: sai, ogni tanto sento ancora male. Sono fitte che poi si attengono. Mi spaventa moltissimo il dolore. Lo credo bene, abbi pazienza, vedrai che passerà. Intanto che pronuncio queste parole penso: ma questi crimini possono rimanere impuniti? Può una bambina essere costretta a prostituirsi da sua sorella? Essere venduta alla criminalità organizzata dalla propria madre ed essere fotografata e scambiata come oggetto di materiale pedopornografico dal fratello? Può essere l'innocenza di un bambino bersaglio della mostruosità della propria famiglia, vittima consapevole di abuso sessuale, assunzione forzata di stupefacenti, prostituzione minorile, pedofilia, ma soprattutto si può perdere l'infanzia in questo modo ed avere ancora così tanta dignità allo stesso tempo? E stiamo parlando di una bambina di 10 anni, comunque, perché non l'abbiamo detto, questa bambina di cui parla Raffaella all'interno del suo libro ha solamente 10 anni. È quasi maggiorenne, sta bene, siamo ancora in contatto, ogni tanto ci sentiamo. È stata recuperata in maniera incredibile, io le auguro. Ma veramente che la vita le porti tante buone cose e soprattutto lo auguro a quei due genitori che ha in questo momento, veramente. A parte questo, parliamo dell'altro libro. Sì, volevo solamente dire che la pedofilia comunque non è tollerata nemmeno nelle carceri, tant'è che le persone che sono accusate di pedofilia vengono isolate, quindi voglio dire, non è che sono proprio tutti così, anche i criminali hanno una morale, cioè bambini non si toccano, sì. Questo volevo dirlo perché è importante. D'accordissimo, no, perché ogni tanto sento anche qualcuno che mi dice: oh, ma sarà stato un omosessuale? Assolutamente no. Non è questo, nella maniera più assoluta. Una persona nasce con questo istinto, non c'è niente da fare. Questo non c'entra niente con il pedofilo, nella maniera più assoluta. E di questo sono convinta e lo dicono anche le statistiche, non è la mia opinione personale. Veramente, proprio. E se nelle carceri questi pedofili vengono un attimino maltrattati, guardate tanto loro. Hanno trovato il giusto posto, probabilmente per... Bene, passiamo al secondo libro, abbiamo chiuso questo capitolo, nel frattempo che lei leggeva anche la presidente di giuria, le ha fatto i complimenti per aver trattato questo tema così delicato in maniera esemplare, ci ha fatto veramente una lezione e speriamo
che questa possa servire a tutti i telespettatori per essere un pochino più accorti, leggere quei segnali che magari mandano i bambini, spesso e volentieri anche nei disegni. Questo è importante, la scuola è importantissima, il rapporto scuola-bambino è importantissima, perché già da lì si capisce e capiscono le maestre, quelle un pochino più attente che riescono a fare il loro lavoro. Sì, infatti io sono sempre stata del parere che le maestre della primaria sono le seconde mamme. Io, anche quelle della scuola materna, né? Non togliamo i loro diritti, e veramente, io sono, perciò sono le prime che percepiscono quei segnali che un bambino inconsciamente materna. E posso dire una cosa adesso, uomini, vergognatevi, e anche donne, se siete delle complici, vergognatevi, sono cose che non si devono fare. Non è che voglio fare la morale a nessuno, ma vergognatevi, come fate a guardarvi allo specchio? Cioè, voglio dire, non lo so. Chiudiamo questo capitolo, apriamo l'altro del libro che ha scritto, comunque, perché Raffaella è sempre molto attenta a quello che la circonda, e soprattutto anche in questo caso è riuscita a scrivere un ottimo libro. Molto brava a scrivere, comunque, perché si legge facilmente, le sue storie sono fruibili, il lettore arriva in fondo, c'è sempre un colpo di scena, c'è sempre Raffaella che in qualche maniera ha colto la situazione e riesce a raccontarla veramente con impeto, con pathos. Leggiamo, credo che abbia un pezzo anche del secondo libro, che così almeno poi lo commentiamo. Quella notte per loro fu interminabile. Si coricarono con una valanga di se e se nel cuore e nella mente. Nessuno dei due chiuse occhi e si alzarono ambedue con in testa un'unica, spontanea ed irrevocabile decisione. No! La loro coscienza era saldamente ancorata dove l'avevano sempre custodita, ossia tra la dignità e l'amore per i figli. Senza parlarsi, capirono al volo, solo con lo sguardo, che la decisione era unanime. Iniziarono la loro giornata serenamente, aspettando che l'ufficiale tedesco si ripresentasse. Era il mese di aprile del 1945. In quei giorni erano giunte notizie che i tedeschi si stavano ritirando. Soffiava aria di disfatta. Westboer arrivò nel primo pomeriggio accompagnato dalla moglie. Si presentò con una valigetta in mano e con l'aria sicura di chi sta portando a buon fine un affare. Quando entrambi videro l'espressione seria e decisa dei miei nonni, si bloccarono. La moglie, accanto a lui, capì all'istante che quella creatura non le sarebbe mai appartenuta. Lei, bella, elegante e ricca, vide una semplice donna che non possedeva nemmeno un abito decente, che non si era mai recata da una parrucchiera, mai acquistata un profumo, ma fiera e sicura di sé, mandare in frantumi i suoi progetti. In quel momento vide sfumare i suoi più intimi desideri di maternità e i suoi sogni polverizzarsi. Suo marito però non si arrese, e prima che i miei nonni pronunciassero una parola, esclamò: Enzo, ti prego, dammi quel bambino ed io ti renderò ricco. Mia nonna Maria fece un passo avanti. Non intendeva permettere a quell'uomo di considerare solo la risposta di mio nonno, e disse in tono deciso: Mi spiace, non vendiamo i figli, sono i gioielli che possiedo e me li tengo stretti, tutti. Susseguirono attimi di tensione indicibile. Sicuramente nella valigetta c'era del denaro, ma questo non ebbe nessuna importanza per i miei nonni. La moglie dell'ufficiale tedesco si avvicinò a mia nonna e con voce tremante le disse: Siete sicura, Maria? Non volete ripensarci? Nonna, in quel momento, vide negli occhi di quella signora un tale strazio che mai avrebbe immaginato poter scorgere in un essere umano.
quegli stupendi occhi azzurri lasciavano presagire qualcosa di simile ad una catastrofe. Respirò profondamente e le rispose: ci sono tanti orfani di guerra, perché vi devo dare proprio il figlio? Troverete sicuramente qualche altro bambino da adottare, ne sono certa. Anche questo è un tema molto toccante. Riepiloghiamo velocemente la storia. I nonni di Raffaella hanno concepito 16 figli, 15-16 figli durante la guerra. Un tedesco si innamora del figlio biondino, quello che poteva con tutte le caratteristiche, le sembianze, assomigliare alla famiglia che poi è andata con una villaggetta di soldi per comprare questo bambino. Però, come avete visto, l'amore, i buoni principi hanno prevalso con la valigetta di soldi che poteva in qualche maniera sfamare tutti gli altri figli, ma è meglio tenersi uno dei propri figli, essere più poveri, dividersi una patata, però non vendere assolutamente questi figlioni. Quindi, che dire, Raffaella ha raccontato delle bellissime storie, le faccio dire ancora qualcosa perché... Brevemente una cosa per dare spazio al mio collega. Pensate che mio nonno è morto molti anni prima di mia nonna. Mia nonna, nonostante tutti questi figli, è vissuta a lungo e ad accudirla è proprio stato quel figlio che lei non ha venduto. Ecco. Sì, quindi sono strazianti entrambe le storie che lei ci ha raccontato. Sono felice che ha partecipato al nostro... No, il finale è bello, però è straziante il fatto che magari qualcuno, come in questo caso, ha considerato la vita un bene da pagare con i soldi. E come nell'altro caso, che sono oltre 3 milioni i pedofili che tramite viaggi, che diceva prima, vanno in Brasile, nei paesi poveri, in Indonesia, per abusare di questi bambini che spesso e volentieri muoiono, perché pensate fisicamente un uomo con un bambino così piccolo e che vendono per i soldi, per la povertà. Quindi che bisognerebbe, e gli italiani sono, come diceva Raffaella, più di 80.000 gli italiani che fanno questi viaggi ogni anno. Mi chiedo, fortunatamente c'è lockdown, quindi fortunatamente con lockdown abbiamo salvato qualche trauma, qualche vita, qualche bambino. Speriamo. Mamma mia. La ringraziamo, purtroppo c'è stato poco tempo per parlare del libro con cui ha partecipato quest'anno, che è un libro bellissimo. Abbiamo raccontato forse l'episodio, l'aneddoto che racchiude e in qualche modo fa conoscere la storia, poi è scritto molto bene, carino, veramente. Vi consiglio di acquistare i libri di Raffaella Angeli, che li potete trovare anche sul sito della casa editrice Il Rio, su internet, oppure andare proprio in libreria con il nome dei libri che ci dirà Raffaella e ordinarli. Ordinate questi libri perché vale veramente la pena leggerli. Si rimane un po' stupefatti, però è utile capire che c'è anche questo mondo, soprattutto per chi non conosce la malizia, la violenza e tutte queste atrocità. Leggetelo, perché vi apre un mondo, una porta scomoda, però riuscirete a essere anche voi più sensibili a guardare questi bambini e soprattutto quando hanno delle paure, delle certezze. Dimenticavo di dire che il primo libro, Una bambina da salvare, oltre ad essere stato tradotto in inglese, è uscito anche un CD per non vedenti e dislessici presso il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre. Quindi anche questo ed è una cosa di cui vado a parlare. È utile perché nessuno ci pensa, quindi anche a queste persone che hanno voglia anche loro di leggere, di ascoltare. Bene, Raffaella, è stata una piacevole chiacchierata. Io la saluto. Per voi. Grazie tante, spero di rivedervi di persona. Stia lì per i saluti finali, mi raccomando. Sì, adesso, tranquilla. E adesso